alzi la mano chi spende più della metà del proprio stipendio per l'affitto. Eccomi qui. Siamo in buona compagnia e questa cosa inizia a stare a tutti un po' stretta. L'Italia è piena di persone giovani che lavorano con stipendi bassi, costretti a vivere in case che costano tanto e che non sono neanche in buone condizioni. Oppure giovani che lavorano, però sono costretti a vivere con i genitori perché non possono permettersi l'affitto. E qui mi devo fermare e fare un respiro perché questa cosa mi manda ai matti. Ci dicono che dobbiamo essere indipendenti, ma senza casa, che indipendenza c'è? Soprattutto mi chiedo, com'è possibile che questa cosa accada solo in Italia? Cosa si fa nel resto del mondo? Guardate questo grafico. Si vede bene che in Svezia l'età media in cui le persone escono di casa è 17 anni, in Danimarca 21, in Italia 30 anni. Cosa c'è di sbagliato? Cos'è che non riusciamo a far funzionare? In questo video cerchiamo di capire perché l'Italia è messa così male e cosa possiamo imparare dal resto del mondo. Perché è così difficile trovare casa? Trovare casa può voler dire comprarla o andare in affitto. E qui cominciamo con la domanda che si stanno facendo tutti, anzi ci stiamo facendo tutti, di solito con un tono abbastanza disperato. Perché gli affitti in alcune parti d'Italia sono così alti? Vivete in affitto per studio, per lavoro, temporaneamente perché non potete permettervi di comprare casa o semplicemente per scelta? Se vivete in una grande città italiana, almeno il 40% del vostro stipendio se ne va per l'affitto. Se siete fortunati, che è tantissimo se pensiamo che una soglia sostenibile dovrebbe essere il 30% dello stipendio. Perché gli affitti in alcune grandi città italiane sono così alti? Guardate questo grafico. La parte blu è la percentuale di persone che posseggono una casa. Quella gialla è chi vive in affitto. E lo vediamo per tutti i paesi europei. 3 italiani su 4 vivono in una casa di proprietà, contro circa la metà di paesi come Germania e Francia. Quindi il primo motivo per cui gli affitti sono così alti è che si tende ad abitare in case di proprietà. Questo riduce l'offerta di case in affitto, c'è più competizione, quindi le case in affitto sono più richieste e il loro prezzo aumenta. Il secondo motivo è che in realtà gli affitti non sono per nulla alti confrontati al resto del mondo. Questo è il rapporto di UBS. In copertina c'è un tipo che cammina sospeso per aria. Chiaramente rischia di morire, è come mi sento io ogni volta che pago l'affitto. Insomma, ogni anno questo report valuta il rischio di bolla immobiliare nelle più grandi città del mondo e ci dice che Milano è considerata una di quelle città in cui l'affitto è a livelli più giusti. E qui vi capisco se storcete il naso, ma se guardiamo ai dati, è come se ci invitassero a cambiare il modo in cui pensiamo ai costi della casa e quindi anche al modo in cui giustamente ci lamentiamo. I dati ci dicono che il problema non è che le case costano tanto, il problema è che guadagniamo troppo poco, gli stipendi sono troppo bassi. Guardate questi grafici, gli affitti sono aumentati in tutte le grandi città italiane, ma i dati ci dicono anche che il problema non riguarda tutta l'Italia, ma alcune grandi città. Anche Napoli, per esempio, nonostante l'affitto sia ben più basso rispetto a Milano in valori assoluti, è considerata poco accessibile proprio perché gli stipendi sono bassi. In questo grafico si vede bene come il prezzo al metro quadro negli ultimi anni, anche qui a Napoli, si è alzato moltissimo. Questo vuol dire che il problema degli affitti è uguale ovunque? No. Guardate cosa succede se, anziché guardare solo agli affitti, guardiamo al rapporto tra gli affitti e gli stipendi. Milano, 49%. Firenze, 44%. Napoli, 42%. Bologna 42%, Roma 36%, Torino 26%, Palermo 24%, Genova 21%. Lo so, forse vi aspettavate una risposta diversa, ma i dati parlano chiaro. Dal confronto internazionale i prezzi degli affitti sono tra i più sostenibili e meno problematici, nonostante le percentuali che abbiamo visto. Gli stipendi, infatti, al contrario, sono gli unici in Europa a non essere cresciuti negli ultimi 30 anni. Ma se abbiamo tutti gli stipendi così bassi, questi affitti così alti, chi li paga? E infatti qualcuno che li paga c'è. Prendiamo il centro di Milano. Nel centro vivono persone molto giovani che dopo i 30 anni, i dati ci dicono, si spostano in zone sempre più periferiche. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Questo vuol dire che nel centro città tendono a vivere studenti o giovani lavoratori supportate da famiglie a reddito alto, che possono permettersi appartamenti nel centro della città più costosi. Terminati gli studi o le prime esperienze di lavoro, però,
lo stesso stile di vita non può essere mantenuto con lo stipendio a disposizione del giovane e quindi questo si sposta fuori dal centro, lasciando spazio ad altri studenti. Questo vuol dire che, di fatto, solo una classe privilegiata può permettersi di vivere in alcune zone della città. E ho preso Milano come esempio, ma vale in tante altre grandi città italiane. E questa classe privilegiata, potendo permettersi giustamente affitti più alti, fa funzionare il mercato con questi prezzi che però sono poco accessibili a tutti gli altri. E questo crea diversi problemi, visto che una città, per funzionare bene, ha bisogno anche dei servizi essenziali che tendenzialmente fa chi ha redditi più bassi. Se si guarda invece all'estremo opposto, cioè alla fascia più povera della popolazione, i problemi sono diversi. La soluzione che si sono dati i comuni è quella delle case popolari. Queste però portano con sé una serie di inefficienze e disincentivi economici che ostacolano ancora di più la risoluzione del problema. Innanzitutto, le case popolari hanno un costo, sia di realizzazione che di mantenimento. Prendiamo ancora una volta la città di Milano solo perché è molto emblematica. Su 65.000 alloggi popolari ne sono vuoti circa 14.000, ben uno su 5. Ma perché sono vuoti? Ad esempio, non ci sono abbastanza fondi per il mantenimento. Per farci un'idea di quali sono i costi, per recuperare 4.000 alloggi ristrutturati tra il 2016 e il 2021, il Comune di Milano ha speso circa 120 milioni di euro. Non è tutto, ci sono altre complicazioni oltre ai soldi. D'altronde parliamo della vita di persone che in queste case ci vivono. Immaginatevi una persona anziana e sola, che si trova ad occupare uno spazio molto più grande di quello che le serve e che però non può cedere. Cioè, in teoria potrebbe, però è complicato chiedere a un anziano di liberare una casa in cui ha vissuto per tutta la sua vita per dare spazio a una nuova famiglia più numerosa che al momento vive invece in uno spazio piccolissimo. Questa cosa succede solo in Italia? No, in molte città europee e non si verifica un problema analogo. Ci sono però posti in cui questo problema lo si è risolto? Vediamo cosa succede nel resto del mondo, in particolare in Europa. Cosa succede agli affitti negli altri paesi europei? La prima cosa che verrebbe naturale fare è mettere un tetto al prezzo massimo degli affitti, cioè il governo o l'amministrazione locale decidono una soglia massima da non sforare. Funziona? Secondo gli studi fatti sul tema, no, questa non è la misura migliore e anzi ha un effetto contrario. Per prima cosa, mettere un tetto al prezzo degli affitti non vieta alle persone di mettersi d'accordo sotto banco per un affitto più alto. Quindi sulla carta ci scambiamo, non so, 300 euro al mese e poi da parte in nero l'affittuario ce ne mette altri 300. Finché c'è una disponibilità a pagare un certo prezzo, non c'è tetto che tenga, a meno che non vengano fatti controlli rigidissimi che però sono molto costosi e difficili da attuare. Seconda cosa, anche qualora il tetto degli affitti funzionasse, gli studi hanno dimostrato che i proprietari degli immobili inizierebbero ad adibirli ad altro uso, ad esempio commerciale, per degli uffici, per capirci. Perché? Perché sarebbe più redditizio. E quindi l'offerta di immobili per vivere si ridurrebbe ancora di più. Quando si riduce l'offerta, il bene diventa più scarso perché ce n'è di meno e quindi anche il suo prezzo aumenta. Risultato? Affitti più alti in ogni caso. Per esempio, nel 2014 una legge tedesca mise un tetto massimo agli affitti a Berlino. Risultato? Negli anni successivi, tra il 2016 e il 2018, gli affitti di Berlino sono aumentati del 10%, quando negli anni precedenti erano aumentati al massimo del 5%, quindi il doppio. Ah, tra l'altro questa cosa poi è stata considerata illegale dalla Corte Suprema. Altre soluzioni? Prendiamo Londra. Grande città in cui una stanza singola costa in media 900 sterline. In questo caso il governo ha optato per un bonus di circa 4.000 sterline l'anno per chi vive a Londra, circa 330 sterline al mese. Ottimo! Perché non lo facciamo anche noi? Qui c'è una prima grande differenza importante. Nel Regno Unito questo problema riguarda solo una città, cioè Londra, e quindi questo bonus è previsto solo per chi vive a Londra. In Italia il problema riguarda tutte le città grandi, Milano, Roma, Napoli. Insomma, bisognerebbe fare i conti con l'elevato costo di questa misura. E poi forse esistono opzioni anche più efficienti. Prendiamo Vienna e guardiamo a questa classifica. È una classifica che ogni anno fa l'Economist sulla qualità della vita. Vienna è considerata la prima città al mondo per qualità della vita, anche grazie al successo delle politiche immobiliari che la città ha messo in atto e che ha fatto abbassare di molto gli affitti.
Gli affitti sono bassi e questo non perché è stato imposto un tetto massimo, ma per la diffusa possibilità di vivere in una casa popolare. Sì, parlo proprio di giovani che vivono in case popolari. Ora, questa cosa richiede a noi italiani un certo sforzo di immaginazione, perché per noi le case popolari sono tipo queste o queste. Costruzioni ormai vecchie, fatiscenti, fatti con materiali poveri, tendenzialmente degli anni 50, 60, 70. Non sono un architetto e con tutto il rispetto per il razionalismo italiano, però ecco, non è che siano proprio invecchiate bene queste case. Ecco, invece, a Vienna le case popolari sono queste. E infatti il 60% degli abitanti di Vienna vive in una casa popolare, che quindi ha un costo basso. I privati, di conseguenza, per essere competitivi, sono costretti a tenere i prezzi altrettanto bassi. L'affitto mensile per un bilocale è di circa 800 euro al mese, a Milano sono almeno 1500. Per un monolocale, a Vienna, viene chiesto un affitto di 600 euro al mese, a Milano sono almeno 900. Per una stanza singola, a Vienna i prezzi sono intorno ai 400 euro al mese, mentre a Milano arriva anche a 800 euro al mese. Il tutto a fronte di uno stipendio che a Vienna è di 3.000 euro al mese, il doppio di quanto si prenda a Milano. Quindi stiamo parlando di case popolari. E mi chiedo, perché le case popolari hanno avuto così tanto successo? La stessa cosa potrebbe essere fatta in Italia? Per esempio in alcune grandi città come Milano? Sì, ma servirebbe un investimento enorme di risorse per costruire queste case e poi dovremmo sganciarci dal pregiudizio culturale per cui vivere in una casa popolare non è vivere in uno spazio dignitoso. E non è facile, visto che Vienna per arrivare dove è adesso ci ha messo un secolo. Ma vediamo come ha fatto. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, a Vienna un quarto della sua popolazione era senza casa. Così, esattamente 100 anni fa, nel 1923, il Consiglio Comunale di Vienna prese la rivoluzionaria decisione di costruire 25.000 alloggi pubblici sovvenzionati per i più poveri. Se vi state chiedendo con che soldi, questa politica fu finanziata tassando chi, nonostante la guerra, non se la passava male, quindi lo champagne, i bordelli, i ristoranti raffinati e le corse dei cavalli. Ricapitolando, gli affitti nelle grandi città italiane sono alti rispetto al reddito, quindi dovremmo forse pensare a lavorare sui nostri stipendi più che sugli affitti. Come potremmo risolvere la situazione? Non con un tetto agli affitti, ma con più case popolari, ad esempio. Basterebbe? Probabilmente no, perché i costi sono alti e c'è un grande blocco culturale riguardo agli alloggi popolari. Che poi in tutta questa situazione c'è un paradosso che mi spiazza ogni volta. Per adesso abbiamo parlato di affitti, ma ottenere un mutuo per comprare una casa è difficilissimo. La regolamentazione sui mutui è molto stringente, ma poi effettivamente la rata del mutuo sarebbe più bassa dell'affitto attuale. Cioè, per il mutuo ci sono 1000 paletti e se la rata è troppo alta, cioè lo stipendio è troppo basso in proporzione, non ti danno il mutuo. Ma sull'affitto nessuno si fa problemi e non c'è nessuna tutela per chi deve sobbarcarsi un affitto che può anche arrivare ad essere l'80% del tuo stipendio se prendi 1300 euro al mese e vivi in un monolocale che te ne costa almeno 1000. È una cosa paradossale, perché si cerca in tutti i modi di concedere i mutui solo dopo 1000 accertamenti sulla capacità di riuscire a pagarlo. Però poi nessuno si interessa se l'affitto in alcuni casi porta via quasi tutto lo stipendio. Perché il mutuo a volte è più basso dell'affitto? Ve la ricordate la crisi del 2008? Brevemente, era una crisi originata dall'avere erogato mutui un po' senza controllo, senza capire se effettivamente chi riceveva il mutuo se lo poteva permettere. E quindi quando la crisi è finita, le banche centrali di tutto il mondo hanno creato una regolamentazione ferrea per le banche che concedono i mutui alle persone. Uno dei requisiti è che la rata del mutuo non sia superiore al 35% dello stipendio. E quindi tra gli stipendi bassi e il fatto che già magari stiamo pagando un'altra rata, ad esempio quella della macchina, il mutuo ci viene negato. Però al contrario non c'è nessuna regolamentazione che vieti di stipulare un contratto di affitto per cui l'affitto non superi il 35% dello stipendio. E quindi ci ritroviamo in questo paradosso dove ci sono 1000 vincoli per il mutuo e liberi tutti per gli affitti. Che poi non è l'unico problema del comprare casa, infatti non c'è solo la rata del mutuo a cui pensare, ma dei costi iniziali altissimi. Ho provato a fare due conti e vedere quanto mi costerebbe comprare una casa. E qui vi suggerisco di mettervi seduti e fare un bel respiro perché è tosta. Quanto costa comprare casa?
Comprare casa è già un'impresa, che non mi pento di definire titanica, perché solo il prezzo della casa è altissimo, nelle grandi città è senza senso e la maggior parte di noi deve fare i conti con contratti di lavoro precario, affitti alti, eccetera. Che poi nessuno te lo dice, ma le spese iniziali sono astronomiche e aumentano con l'aumentare del valore della casa. Oltre alla casa, devi pagare il notaio che ti ufficializza il mutuo e la compravendita della casa, ovviamente, l'agenzia che vuole la sua parte. Costi a caso di cui scopri l'esistenza solo all'ultimo tipo. L'istruttoria, la perizia, l'imposta sostitutiva. Oh, basta! Che poi mica sono finite. Questi sono solo i costi per tutte queste procedure. Poi, ovviamente, dobbiamo aggiungerci le tasse. E quindi hai imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di registro, nomi che fanno paura e infatti, boom, altri 600 euro che se ne vanno così. Che poi in alcuni casi bisogna anche pagare l'IVA e quindi se prendiamo una casa che vale 100.000 euro ci sono altri 4.000 euro che se ne vanno. E quindi come regola a spanne le spese da anticipare subito sono circa il 10% del valore della casa, quindi se prendiamo 100.000 euro come valore di riferimento sono altri 10.000 euro. E poi non è detto che la banca ci conceda un mutuo al 100%, magari ce lo concede all'80% e quindi altri 20.000 euro dobbiamo metterceli di tasca nostra e arriviamo in totale a 30.000 euro, che valgono per una casa che vale 100.000 euro, quindi immaginatevi i costi da anticipare per una casa che vale molto di più. Benissimo, ma chi ha 30.000 euro da parte, cioè quelli necessari per pagare le spese iniziali, 10.000 euro, e quella parte del prezzo della casa per cui la banca non ci fa il mutuo, quindi altri 20.000 euro. Che poi se siete abbastanza fortunati da ottenere un mutuo al 100% della banca, tanto meglio, ma queste sono situazioni sempre più rare e comunque le spese di anticipo non sono poche. Probabilmente chi ha meno di 30 anni e ha appena cominciato a lavorare, questi soldi da parte non ce li ha. Infatti l'età media di chi acquista una casa è di 45 anni e quindi il problema per cui i giovani non riescono a permettersi di comprare una casa sono le alte spese da anticipare. Per questo motivo esistono delle agevolazioni, ma sono davvero utili. Prendiamo le agevolazioni per i mutui under 36. Se hai meno di 36 anni, compri la prima casa e hai un ISEE sotto i 40.000 euro, non paghi l'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Non paghi l'imposta sostitutiva e non paghi l'IVA se la dovevi. Cioè l'IVA diventa un credito d'imposta, cioè uno sconto sulle tasse che vale 4.000 euro, sempre seguendo l'esempio di una casa che vale 100.000 euro. E questo vale per i mutui fino a 250.000 euro. E questa è sicuramente una misura molto vantaggiosa, però in alcune città ormai non è facilissimo trovare una casa in buone condizioni sotto i 250.000 euro. E non è tutto, come dicevamo la banca spesso non eroga mutui al 100%, quindi ci sono migliaia di euro che dobbiamo anticipare di tasca nostra e questi sono uno scoglio insormontabile soprattutto per i giovani. Ok, è un problema enorme, difficile, che ci fa arrabbiare, almeno a me fa arrabbiare tantissimo. Perché ormai ci siamo abituati a parlarne con rassegnazione, quasi con ironia, perché va bene, è un problema complesso da risolvere, ma stiamo parlando di una necessità base degli individui, non abbiamo bisogno di chissà che. Respirare, mangiare e dormire con un tetto sulla testa non mi sembra di chiedere troppo. È difficile, lo so, ma dobbiamo continuare a pretendere da chi ci governa delle soluzioni all'altezza. E per farlo dobbiamo continuare a chiederle. E per continuare a chiederle, dobbiamo continuare a capire, informarci e farci ispirare da chi ha già risolto il problema nelle altre parti del mondo. Così sappiamo cosa chiedere e poi non ci sono più scuse a trovare finalmente una soluzione. Io non demordo. E voi?